Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio da Milano, rientrati dalla 4 giorni di Strasburgo. Anche qua, voti strani sull'immigrazione con Forza Italia e i 5 Stelle che votano una proposta dell'onorevole Kyenge, quindi pensate come possa essere forte nei confronti di un'immigrazione clandestina ormai fuori controllo. Vabbè, siamo tornati a Milano per commentare insieme a voi i fatti del giorno, quello che si legge in questo momento sui principali quotidiani, quello che va e quello che non va. Napolitano, 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 ma come? Il sale della democrazia, bisogna partecipare, bisogna scegliere, bisogna decidere. E poi sul referendum di domenica, quello che ripeto, non blocca le trivellazioni, non rende l'Italia un paese dove si va in giro a cavallo, ma semplicemente mette un termine fra 2, 3, 4, 5, 10 anni stabilito nei contratti ai buchi in fondo al mare. Ecco, Napolitano, quel genio napolitano esce dicendo: ma votare non è poi così importante, ci si può anche astenere. Ma come? Ci hai fatto la testa tanta per anni su quanto è importante partecipare o non partecipare? Vabbè, a parte il fatto che hai nominato diversi presidenti del Consiglio non eletti da nessuno, però getta la maschera il compagno napolitano, il da me mai rimpianto compagno napolitano, quello che ai tempi difese i carri armati in Ungheria dicendo: vabbè, potete anche non andare a votare. A maggior ragione domenica io vado a votare sì. Avete il certificato elettorale? Perché i comuni sono nel caos. Io non lo so, stasera vado a casa e guardo nel cassetto perché per andare a votare occorre il certificato elettorale. Ad esempio, quel genio di Pisapia a Milano sta facendo fare ore e ore di coda ai cittadini che vorrebbero andare a votare, non hanno più o l'hanno finito il certificato elettorale, vanno in comune. Code su code su code, la metà della gente dice: senti, va bene tutto, mi sono rotto le palle e torno a casa. Quindi un appello a voi a controllare se avete il certificato elettorale nel cassetto stasera e un appello ai sindaci: non complicate la vita ai cittadini che già perdono un quarto d'ora del loro tempo. Un conto è perdere un quarto d'ora, un conto è stare 3 ore in fila. Seconda riflessione, lasciando perdere Napolitano, seguito poi da Mattarella, e quindi qua il peggio non c'è mai fine. Il Brennero, austriaci sotto assedio, questi brutti austriaci che pretenderebbero addirittura di difendere i loro cittadini, i loro confini e il loro paese, avvisando l'Italia: guarda che se ne fai sbarcare altri 300.000, noi non muri, non filispinati, non coccodrilli, ma ai nostri confini mettiamo la polizia che chieda a chi entra e a chi esce chi sei, cosa fai, che documenti hai, dove vai. Vi sembra così strano nel 2016 difendere il proprio paese, i propri confini, il proprio lavoro e i propri cittadini? No, quindi invidio agli austriaci un governo che, seppur di sinistra, perché ricordiamo che in Austria il governo c'è un presidente del Consiglio socialdemocratico, quindi non un leghista brutto cattivo, seppur di sinistra, però non è fesso, perché non necessariamente essere di sinistra significa essere fessi, quindi averne di politici che difendono la loro gente. In Italia abbiamo Renzi. Italia abbiamo Renzi che oggi ha promesso bonus di 500 euro ai diciottenni. Non so se a voi oggi qualcuno abbia telefonato al governo dicendo: guarda che ci sono 80 euro anche per te se ci voti. Vabbè, oggi il Consiglio di Stato stronca il canone RAI in bolletta. Sono incasinati, non avete ben definito, quindi ormai mancano 2 o 3 mesi al pagamento di questa truffa di Stato, di questa gabella di Stato, ma non va neanche bene la legge così come l'hanno scritta. Quindi non so se voi abbiate o non abbiate il televisore, perché ebbene sì, nel 2016 si può campare e bene anche senza l'apparecchio televisivo in casa. Hanno sbagliato la legge, cioè ci fregano 100 euro, ma non sono neanche capaci di fregarceli bene, quindi la riscriveranno. Chissà cosa succede da qua a luglio. Intanto io accosto, per poter passare qualche minuto insieme a voi dal Brennero ai fagiolini siciliani. Dal Brennero ai fagiolini siciliani. Qua ci spostiamo in Trentino perché il signor Gianni, che da 25 anni ha una bancarella in Piazza Trento, si è visto arrivare a casa una multa di 770 euro. Cosa ha fatto il signor Gianni per pagare 770 euro di multa? Ai fagiolini che vendeva ai cittadini di Trento che passavano di lì ha messo il cartello non fagiolini italiani, ma fagiolini siciliani. E quindi per i controllori del Ministero dell'Agricoltura, in un momento in cui chiudono migliaia di aziende agricole,
in un momento in cui siamo invasi dall'olio tunisino, dalle arance marocchine, dal riso della Birmania, dal latte in polvere che arriva da ogni parte del mondo, cosa vanno a verificare i controllori del Ministero dell'Agricoltura del governo Renzi? I fagiolini siciliani in piazza a Trento. Abbiamo al governo dei matti. Dei matti o dei complici, perché a questo punto mi viene il dubbio che ci sia un disegno per cancellare l'agricoltura e la pesca italiana, perché metti un limite alla misura delle vongole, perché ti riempi di schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo, perché la Parmalat in provincia di Genova non ritira più il latte degli allevatori genovesi ma preferisce spendere meno e andare altrove. A questo punto il dubbio diventa certezza. Qualcuno vuole cancellare il Made in Italy, il buon mangiare, il buon bere di casa nostra. Io non mi arrendo e sono disposto ad arrivare fino in fondo, a fare di tutto, spendendomi in prima persona, per difendere chi si alza alle 3, alle 4, alle 5 del mattino per portare sulle nostre tavole cose buone. Se le mangiasse Renzi con i suoi figli, il riso della Birmania, il latte in polvere che arriva dalla Polonia, e viva i fagiolini siciliani, e viva tutte le identità, e viva tutti i profumi, tutte le specialità, tutte le lingue, tutte le culture che a me piacciono. Qualcuno ci vorrebbe tutti uguali, a mangiare la stessa cosa, a guardare gli stessi film, a leggere gli stessi libri e a riempirci delle stesse schifezze. No! Il pensiero unico, il cibo unico, il fagiolino unico, la lingua unica mi fanno schifo. A proposito di lingua unica, i geni dell'Europarlamento, col voto contrario della Lega e il voto, ahimè, favorevole anche in questo caso da destra a sinistra, dal PD a Forza Italia, chiede che la lingua turca, diventi lingua ufficiale dell'Unione Europea. Dimmi te se in un momento come questo ci vuole ancora qualcuno che pensa che la Turchia debba entrare nell'Unione Europea con i suoi milioni di islamici e i suoi prodotti, non solo, ma che la lingua turca, qua vi sto abbagliando col sole, adesso mi fermo, giuro, adesso fra un minuto mi fermo, così almeno evitate di pensare che sia in spiaggia a Rimini mentre sono all'Arco della Pace a Milano. Ebbene, che la lingua turca diventi lingua ufficiale dell'Unione Europea. Come si fa a pensare una roba del genere? Su questo Papa Francesco, di cui bisogna parlare con deferenza, perché non si attacca al Papa, perché è rappresentante di Cristo in terra, perché è colui che ispira fede e fiducia a noi cristiani e a noi cattolici. Io sono l'ultimo dei buoni cattolici, sono uno strapeccatore, però non so se solo a me ogni tanto viene qualche dubbio, o venga anche a voi. Sabato va in Grecia ad abbracciare i migranti. Ora, per carità di Dio, il dovere del Santo Padre è abbracciare tutto il mondo. Ma con la disperazione che c'è in Italia a mezzo chilometro dal Vaticano, con 4 milioni di italiani disoccupati, con tanti immigrati regolari e per bene, e lo ripeto lentamente a uso dei sinistri, con tanti immigrati regolari e per bene che stanno rischiando di perdere casa, lavoro e futuro, a furia di andare ad ammacciare migranti in giro per il mondo e di dire che qua c'è spazio per tutti, si rischia il caos. Perché un conto è parlare alle anime, e su questo il Papa è 6.000 spanne sopra di me, ovviamente, un conto è amministrare le cose terrene. Quindi vorrei chiedere al Santo Padre se e come pensa che l'Italia, perché il Vaticano no, evidentemente mi sembra che accolga due famiglie, se l'Italia possa permettersi di accogliere ancora 100.000, 200.000, 300.000. Il generale Serra, consigliere militare dell'ONU, ha lanciato l'allarme proprio ieri: occhio, in Libia ci sono 1 milione di immigrati pronti a partire. Capisco che qualcuno sarebbe lì a stappare champagne perché sarebbero mega affari per cooperative rosse, bianche, gialle, marroni e di tutti i colori, e sarebbe un business da miliardi per tutti. Ma Santo Padre, per carità di Dio, ogni suo viaggio è lecito ed è accompagnato dallo Spirito Santo, però a furia di abbracciare migranti si rischia di portarci lo scontro in casa. Lo dico con sottovoce, con rispetto, perché io non voglio litigare con nessuno, non mi piace alzare la voce, vorrei andare d'accordo con tutti, però se il Presidente della Repubblica dice via i confini, se l'ex Presidente della Repubblica dice votare non è importante, se il Santo Padre abbraccia i migranti in giro per il mondo,
causando qualche piccolo problema di sicurezza, di ordine pubblico e di lavoro nella nostra piccola e misera Italia, io zitto non ci sto. Non so cosa ne pensiate voi. Spero che mi diate una mano da Roma a Milano, da Torino a Bologna, da Cittadella in provincia di Padova a Rossano Calabro in Calabria. Io non mi arrendo. Io non mi arrendo perché penso che questa terra, nelle sue splendide diversità da nord a sud, abbia tutta la forza, l'ingegno, l'energia dei giovani per ripartire. Con un po' di tasse in meno, con qualche vincolo europeo in meno, con qualche immigrato clandestino in meno, senza fare promesse mirabolanti alla Renzi. Se voi mi date una mano, io non mollo. Vediamo se riesco a leggere almeno alcuni dei messaggi che stanno arrivando. Simone, dove finiranno i falsi profughi quando non avranno asilo politico? Simone, gireranno. La stessa Europa ha riconosciuto questa settimana che i 2/3 di quelli che vengono riconosciuti come clandestini, quindi quelli che fanno domanda di asilo politico, a cui le commissioni in giro per l'Europa dicono no, tu non scappi dalla guerra, ebbene i 2/3 dei clandestini non sono espulsi, hanno un foglietto in mano, al massimo girano, nella migliore delle ipotesi sopravvivono, nella peggiore delle ipotesi delinquono per sopravvivere. Ringrazio Salvatore, ringrazio Christian, Cascio e Salvatore dice respira, dai che ce la faccio. Ce la faccio, non è complicatissimo. Saluto Loris da Cantù, Paolo da Roma che invoca le ruspe. Datemi una mano su Roma, c'è l'indirizzo mail, adesso non me lo ricordo, dovrebbe essere roma@noiconsalvini, se volete anche voi darmi una mano direttamente. Settimana prossima sarò lunedì sera, lunedì pomeriggio a Terracina, lunedì sera a Latina, martedì mattina al mercato Latina, martedì pomeriggio a Roma, poi ovviamente sarò a Milano, domenica sera sarò in provincia di Varese, prima a Castellanza e poi a Gallarate. Michele dice usciamo da questa Unione Europea, gli inglesi avranno la fortuna di votarlo il 23 giugno, perché la nostra infame Costituzione, anche in questo non toccata da Renzi, vieta a noi di esprimerci sull'Europa, perché non siamo abbastanza intelligenti o preparati evidentemente. Tutti gli altri popoli europei possono votare sulle scelte europee e internazionali, gli italiani no, probabilmente perché, per dirla con Napolitano, non siamo abbastanza avanti. Saluto e ringrazio Raffaella, Aldo, Stefano, Mario. Rosa mi chiede quando vieni a Bari. Non riesco a essere ovunque, conto di esserci il prima possibile. C'è un bel gruppo guidato da Rossano in Puglia, di Noi con Salvini, quindi l'appuntamento spero sia il prima possibile. Sebastiano saluta dalla Germania, perché ovviamente la rete è bella perché ci mette in contatto con tutto il mondo. Matteo dice basta con questo euro. Thomas invoca la ruspa e io le chiavi ce le ho, il gasolio è pronto, bisogna essere al governo per guidare una ruspa, o essere o sindaco o presidente del consiglio, non vedo l'ora di potermi confrontare con Renzi per mandare a casa il chiacchierone fiorentino e poi la ruspa e dopo la ruspa la betoniera per ricostruire, perché prima riporti normalità e poi ricostruisci, al posto di un campo rom abusivo un bel parco giochi per bambini, ad esempio. La ruspa da sola non basta, serve a riportare giustizia e poi bisogna tornare a costruire. Lucio, siamo in pieno regime comunista, salvaci. No Lucio, ci dobbiamo salvare insieme, perché io da solo non riesco a salvare proprio nessuno. Ringrazio Maurizio, ringrazio Franca, ringrazio Simo, ringrazio anche quelli che mi mandano a quel paese, perché c'è gente, molti sono stranieri con cognomi improbabili, infame, maledetto, vaffanculo, io leggo tutto. L'altro Matteo fa il fenomeno e legge solo i complimenti. Io metto online, in diretta, la mia faccia, bella o brutta che sia, i complimenti, le critiche, che se costruttive sono le mie preferite, poi anche gli insulti di qualche pirla ogni tanto, vabbè, fa niente. A quando in Liguria, mi chiede Sergio, il prima possibile si voterà a Savona, ci sarà una candidata molto in gamba sostenuta dalla Lega. Giulio saluta dalla Svizzera. Giuseppe eccetera eccetera, ho finito, adesso incontro almeno un 100-150 ragazzi a Milano, qua in zona Arco della Pace, Corso Sempione, al bar Pils in via Bertani, se siete in zona e volete fare due parole, perché no, stasera una cena con un centinaio di tranvieri che si occupa di sicurezza e di lavoro tutti i giorni a Milano, in metropolitana, in autobus, in tram, e avrebbero da raccontarne a quelli che dicono avanti, c'è posto per tutti. Stasera
una mezz'oretta su Rai 2 intorno alle 10:30 per portare le nostre proposte sulla sicurezza, sull'immigrazione e sull'Europa anche a Virus, in diretta con Rai 2. Vittorio mi chiede quando torni in Abruzzo. Ci sono appena stato, grazie. Un abbraccio agli abitanti di Paganica, frazione dell'Aquila, dove la ricostruzione in centro non è ancora cominciata. E qua lo dico, i vari Mattarella, Renzi, Boldrini, che parlano di tutto il mondo. Ci sono interi quartieri dell'Aquila, soprattutto intere frazioni dell'Aquila, dove dopo 7 anni dal terremoto la ricostruzione non è ancora neanche cominciata. Marco mi aspetta a Napoli, ci verrò in campagna elettorale, ovviamente. Non solo Napoli, ma anche Salerno e Caserta. Ho in agenda. Felix saluta da Arezzo. Luca, quando è che sei a Varese? Ho detto domenica sera non proprio a Varese città, ma alle 8 a Castellanza e alle 9 a Gallarate. Però da qui al 5 giugno riuscirò anche a essere a Varese. Quindi un saluto, un abbraccio. Perdonatemi se ho letto solo una piccolissima parte delle migliaia di commenti che stanno arrivando. Occhio quando tornate a casa, se domenica volete andare a votare, non ricordatevi domenica mattina che avete bisogno del certificato elettorale. Io ad esempio non mi ricordo dove diavolo l'ho messo, però siccome è giovedì pomeriggio, se voglio rifarlo devo andare a farmi la coda domani mattina in comune a Milano, perché venerdì oppure sabato. Quindi se avete voglia di votare sabato per difendere il nostro paesaggio, difendere il nostro mare, il nostro territorio e mettere un termine, come da contratto, in qualsiasi paese normale c'è un contratto dove inizi a scavare e finisci a scavare, non è che vai avanti a scavare all'infinito 50 anni, 100 anni, 200 anni, oltretutto riportandoti la stragrande maggioranza di quello che guadagni a casa tua, cara multinazionale, perché un conto se gli introiti delle trivellazioni da petrolio o gas rimanessero sul territorio per la ricchezza del territorio, un conto è scavare e portarsi la stragrande maggioranza degli introiti a casa propria. Quindi verifichiamo se c'è la scheda elettorale nel cassetto, e alla faccia di Napolitano e alla faccia di Renzi, io domenica vado a votare e voto sì. Buona serata a tutti.